È difficile per un veneziano come me parlare di Roma se non facendo riferimento all'artista che più di ogni altro ha mescolato, fuso le tensioni che aveva potuto maturare durante la sua formazione veneziana, appunto, e l'esperienza decisiva che compì dopo il 1740, allorché si trasferì a Roma, ovvero sia Giovan Battista Piranesi. E in Piranesi si fondono non soltanto molte delle esperienze che l'arte veneziana aveva potuto compiere sia prima di lui sia durante gli anni della sua giovinezza, della sua maturità, ma soprattutto un sentimento, una cultura, un modo di leggere Roma che ha cambiato, io credo, il nostro modo di osservare l'antico, di percepire il senso stesso delle rovine e il senso del passare del tempo. Se vi è un protagonista nell'opera di Piranesi, questo è il tempo. Non sono tanto e soltanto le opere che egli ha potuto ammirare a Roma e ha potuto costruire a Roma. Non sono soltanto gli insegnamenti che ha potuto trarre dai suoi viaggi nel sud dell'Italia, fondamentale e decisivo, il suo soggiorno napoletano, in cui poté entrare probabilmente in relazione con Vico e via dicendo, ma quanto il senso del tempo. Le rovine insegnano, spiegano, introducono noi a un rapporto diverso col tempo che non può essere ridotto soltanto alla percezione della caducità della nostra esperienza rispetto a ciò che il tempo ci lascia, ma bensì hanno un significato più ampio che cercherò in qualche maniera di spiegare, di discutere con voi. Piranesi vive in un'epoca particolare, in un'epoca difficile per la storia di Venezia. È un lungo, lunghissimo tramonto, quello che Venezia vive dopo lo sforzo straordinario compiuto con la lotta, la guerra continue contro l'Oriente, i suoi stranissimi, complicatissimi rapporti con l'Oriente, e il Settecento è questa luminosa e nostalgica e melanconica decadenza. Ma il Settecento è anche un tempo in cui maturano idee, concezioni completamente diverse. È un tempo di grandi vedute, di grandi speranze. Leggiamo insieme questa dichiarazione. Ella introdusse la società, unì i magistrati e formò le repubbliche. Ella, l'architettura, fuorò i macini più duri, aprì i monti più alpestri, recise le più dense foreste per farvi le strade. Ella gettò i ponti sui fiumi, acciò le città divise, le province separate, i diversi domini comunicar potessero insieme. Ella inventò i calessi e compose i carri per minor difficoltà e maggior speditezza delle merci e dei viandanti. Ella ritenne le inondazioni delle rapide piene coi ripari, frenò l'impeto dei flussi orgogliosi con gli argini e condusse l'acqua dove non era e dove, se non l'avesse condotta, gli uomini non sarebbero. Questa idea dell'architettura che è responsabile, i cui saperi, le cui conoscenze sono responsabili del benessere, della civiltà, delle terre, delle nazioni, degli stati, innerva la cultura romana con la quale Piranesi si viene a confrontare dopo il 1740. Bottari, Giobbe, tutta una serie di personaggi che sono attivi a Roma in quegli anni sono convinti di questo. L'architettura ha una responsabilità civile. L'architettura deve essere essenzialmente utile, ancor prima che l'occasione per produrre esperienze, suscitare sentimenti che permettono di apprezzare la bellezza. L'architettura è un'arte eminentemente civile. Ed è questo ciò di cui Piranesi è convinto
Ed è questo ciò che egli apprende nelle sue frequentazioni veneziane giovanili, dove convivono mondi diversi, quello dei, naturalmente, dove si riconoscono e animati dai principali collezionisti del tempo. Il collezionismo nel Settecento, come tutti voi sapete, subisce una trasformazione radicale, si diffonde e trasforma gli stessi rapporti tra ambienti culturali diversi in tutta Europa. Vi è un dipinto alla fine del Settecento, ormai imminente l'arrivo delle truppe francesi che porranno fine alla Repubblica Veneta, bene, vi è un dipinto straordinario, ora conservato a Carezzonico, ma che Gian Domenico Tiepolo dipinse per la sua villa di Zianigo, che qui vedete, che è Il Mondo Nuovo. Una delle rappresentazioni più conturbanti che Venezia abbia offerto della sua decadenza, è talmente conturbante perché non è rappresentazione solo di una condizione tipicamente veneziana, ma è un secolo che vede svanire, siamo nel 1792, assetti, modi di governare che coinvolgono ormai interamente tutto il mondo occidentale e l'Europa intera. Un mondo nuovo, un mondo di pagliacci, un mondo di maschere, quelle maschere che anche gli architetti sono costretti a indossare, a portare nel momento in cui cambia la condizione del loro lavoro, tanto più grande è la loro responsabilità, tanto più vengono esposti alla volubilità del mercato, alle incertezze di una società e di un mondo che sta evolvendo in maniera del tutto nuova. Un mondo nuovo che volta le spalle, un mondo nuovo che si rappresenta di spalle, un mondo nuovo distratto, un mondo nuovo che osserva un mondo di saltimbanchi, il mondo nuovo. Il mondo nuovo è fatto soltanto di maschere, saltimbanchi, ciarlatani, imbonitori, e il pubblico volta le spalle al suo passato e identifica il suo mondo futuro con quelle rappresentazioni, con quelle figure. In questo la malinconia profonda, che è la stessa malinconia che troveremo in Piranesi, che in questo quadro di Tiepolo noi possiamo osservare. Piranesi giunge a Roma nel 40, nel 1740. Roma è un luogo per molti aspetti straordinario, è un campo di battaglia di idee, è un luogo dove si dà convegno la più avanzata cultura, la più la curiosità e la cultura d'Europa. È un luogo attraversato da opposti, da tensioni e situazioni opposte. Bene, a Roma debutta con una serie di incisioni che hanno un duplice scopo, e così le dobbiamo vedere. Ovvero sia, da un lato, di soddisfare i bisogni di committenti che si rivolgevano al mercato degli incisori romani per acquisire quelle immagini, ma al contempo di affermare le sue doti di architetto. È un architetto, fondamentalmente Piranesi è un architetto. Ed è un architetto che potrebbe riconoscersi, e questo è il paradosso, e qui l'origine della sua profonda malinconia, che potrebbe riconoscersi perfettamente nelle parole di Leone Pascoli che insieme abbiamo letto, ma che quell'arte non la potrà mai praticare, la potrà solo rappresentare, la potrà rappresentare rappresentando l'antico, cioè suscitando dall'antico quelle domande, quelle questioni, quegli interrogativi che solo è il merito dell'antico, appunto non riconoscendo all'antico alcuna funzione come produttore di modelli, di strumenti da impiegare nell'oggi. Nella prima parte di Architetture e prospettive compaiono immagini come queste, una grande magniloquenza, ma si alternano a queste le rappresentazioni non già di un antico filologicamente interpretato e rappresentato, ma bensì sempre fantasie. Ed ecco l'altra grande parola che continuamente compare in Piranesi, la fantasia, il rischio della fantasia. Ma soltanto se interrogata, soltanto se davvero noi osserviamo il passato come un coacervo di continue e
difficili, dissacranti interrogazioni, noi possiamo mettere alla prova la nostra capacità di fantasticare. La fantasia non nasce dal nulla, la fantasia nasce dalle domande che continuamente obbligano la nostra mente a travalicare ciò che l'esperienza quotidiana, che il mondo quotidiano ci offre. Negli anni 60 Piranesi comporrà un dialogo che si intitola Il parere sull'architettura. Questo straordinario testo, forse uno dei capolavori della, non solo della cultura architettonica, ma direi della cultura del Settecento, si basa sul dialogo tra due personaggi che sono rappresentativi di due modi di intendere l'architettura. Questi due personaggi dialogano, sono portatori di due punti diversi, di vista diversi. Nessuno dell'uno, né l'uno né l'altro, prevale nella discussione. Continuano a dialogare, vanno avanti nel dialogo. Il dialogo è di sempre. Così come è di sempre il nostro rapporto con l'antico, con il passato, così come l'antico è di sempre, alla stessa maniera il confronto delle idee e delle posizioni è di sempre. Ciò che è importante non è, altresì, non è il risolvere dialetticamente una contrapposizione, ma che la contrapposizione viva, che produca nel suo svilupparsi nuove domande, nuove questioni. Questo atteggiamento di fondo di Piranesi è tipicamente espressivo del rapporto con il suo tempo, con tutta la duplicità del Settecento. Ed emerge tutto ciò in una serie di insuperabili, a mio avviso, opere che Piranesi compone a Roma. Già nella prima parte di Architettura e Prospettiva noi vediamo un'immagine abbastanza caratteristica del modo in cui gli architetti si esprimevano o gli incisori si esprimevano, la carcere oscura. Il carcere oscuro è un tema ricorrente, molto, molto trattato, molto frequentato nel Settecento, con Antenna per il supplizio dei malfattori. Ora, perché il Settecento nutre questa attenzione così particolare per il tema del carcere? Non soltanto perché il carcere è un luogo al di fuori dell'organizzazione della vita normale. Il carcere non è soggetto a quei provvedimenti che Leone Pascoli ritiene gli architetti debbano prendere per il benessere della società. Il carcere è un luogo di supplizio, è un luogo lontano, è un luogo anche senza tempo, un luogo infernale, un luogo davvero unico, un grande carcere. Nei capricci, invenzioni, capricci di carcere, si intitola così. Questa è la prima tavola che noi troviamo in questa raccolta, che venne pubblicata per la prima volta nel 1750 e poi venne riedita dallo stesso Piranesi nel 1761. Questa è la tavola 10 ed è quella del 1750. Vedete una complessissima organizzazione spaziale, un sormontarsi di immagini, di figure potenti, la figura del ponte, dell'arco, le sostruzioni, quella scultura che emerge in primo piano priva di una forma ma pur tuttavia così potente nella sua plastica configurazione. Ed è evidentemente un'ode che questa incisione contiene a tutto ciò che è gloria dell'architettura, i grandi ponti, i grandi archi, tutto ciò che esprime la forza che è il fondamento di quella pratica, di quest'arte come ricerca di una economia, di una appropriatezza rispetto ai fini e alle responsabilità. Ma quella stessa immagine ci compare così 10 anni dopo, o meglio 11 anni dopo. Vedete che il mondo è diventato più oscuro, si è affollato di figure,
Sembra che il nero stia invadendo, l'oscurità stia invadendo questi stessi spazi. Si aggiungono alle figure chiare degli archi, dei ponti, delle sostruzioni, se ne aggiungono altre che non hanno con esse relazione. Sembra che lo spazio sia qui stato dissestato da una sorta di terremoto che impedisce alle parti di stare insieme. E soprattutto lo spazio diventa infinito, non lo possiamo più misurare. Non vi è più una regola, non vi è più nemmeno quella centralità della prospettiva, che pur tuttavia Piranesi conosceva così bene, lui che, come vedremo, era un conoscitore profondo, un ammiratore profondo dell'opera di Brunelleschi. Lo spazio è anche tormento. Lo spazio non è più soltanto quello che Leone Pascoli ci aveva descritto, ma lo spazio può diventare un tormento. Ecco il carcere, la metafora del carcere. Ogni spazio può diventare un carcere per la vita dell'uomo ed è questo ciò che l'architetto deve sapere, deve conoscere. La nostra vertigine davanti al mondo irrazionale delle carceri è provocata non dalla mancanza di misure, perché mai Piranesi fu più geometra, e qui è il passaggio a cui prima facevo riferimento. La smisuratezza dello spazio è il tormento dello spazio. Lo spazio che noi non possiamo controllare è il carcere, appunto. Ma mai, come in questo caso, Piranesi fu più abile nel misurare, nel conoscere le regole della rappresentazione, fu più geometra. Ma dalla molteplicità dei calcoli che si sanno esatti e che conducono a proporzioni che si sanno sbagliate. La deformazione, la distorsione, basata però su una precisione del calcolo assoluta. Perché i personaggi situati in una galleria in fondo alla sala abbiano quelle dimensioni da pagliuzza, bisogna che quel balcone, prolungato da altri cornicioni ancor più inaccessibili, sia separato da noi da ore di cammino. È ciò che basta a provare che questo cupo palazzo è solo un sogno, ci riempie di un'angoscia analoga a quella di un lombrico che tentasse di misurare i muri di una cattedrale. Ed è di nuovo qui l'immagine che vorrei comunicarvi con questa chiacchierata. Il confronto con l'antico, con il passato, è davvero riconducibile alla velleità di un lombrico che voglia misurare la lunghezza di una grande cattedrale. Il passato è infinito, il passato non ha inizio, non ha fine ed è di sempre. E poiché il passato non ha inizio, non ha fine ed è di sempre, impossibile conoscerlo, impossibile ridurlo a una fonte di modelli per il nostro operare in questo mondo, dove ogni nostro fare è soggetto al pericolo di produrre per gli uomini dei carceri, ovvero sia degli spazi perfettamente misurati ma impercorribili, di cui noi non sappiamo misurare le distanze, non sappiamo misurare la profondità, che ci sono estranei in quanto tali. Vi ho detto però che sempre nell'opera di Piranesi vi è il tentativo al contempo di restituirci questa idea del passato, ma anche di affermare le sue doti e le sue capacità di architetto. Ed è quindi nelle opere varie di architettura che escono nel 1750, ovvero sia praticamente nello stesso momento in cui vengono incise le tavole delle carceri, che Piranesi presenta progetto come questo, pianta di ampio, magnifico collegio. E notate bene, l'aggiunta, sempre le didascalie di Piranesi vanno elette per esteso, formata sopra le idee delle antiche palestre, dei greci e delle terme romane. Naturalmente è molto interessante vedere questo accoppiamento di modelli così diversi quali terme e palestre. Ma che cosa risulta da tutto ciò? Come vedete è uno spazio regolare, più regolare di questo sarebbe difficile immaginarlo, uno spazio che sembra dettato da una irradiazione di calcoli geometrici che produce un immane labirinto. È la traduzione in figura geometrica, in figura controllata di ciò che le carceri rappresentano.
e dall'altro lato la continua rappresentazione della caducità del tempo. Anche le opere che noi facciamo, anche le costruzioni che noi realizziamo nella nostra vita, nel nostro tempo, nel tempo che si è dato, come in questo progetto, vedete, sono sempre pericolosamente esposte al tempo. E vi è un'altra presenza continua che è assillante nelle figure di Piranesi. Da un lato lo sporco e dall'altro la rappresentazione metaforica della sporcizia, ovvero sia il fumo, ovvero sia il fuoco, ovvero sia qualche cosa che brucia sotto le costruzioni che noi realizziamo, qualche cosa che annuncia una fine imminente. Tutte le opere appartengono al ciclo del tempo di cui non si sa l'inizio, non si conosce la vita e di cui non conosciamo il termine. Di sempre. Come diventano le cose che facciamo noi nel nostro tempo per venire incontro ai bisogni degli uomini, per rispondere alle regole dell'economia, se non quella di predisporsi ad essere esse stesse rovine? L'opera si compie nel momento in cui diviene rovina, ed è questo il senso delle più belle rappresentazioni architettoniche di Piranesi, avvolte sempre da quelle nuvole di fumo che alludono alla loro evanescenza e alla loro definitiva trasformazione in ciò che permane, in rovine appunto. Rovine. Cos'è più straordinario nel 1740 di restituire al pubblico che veniva a Roma alla ricerca delle verità del passato, delle fonti a cui abbeverarsi, questa veduta di Roma? Questa veduta di Roma dove nuovamente misure esatte, esatta conoscenza dei modi di rappresentazione dello spazio producono continue inesattezze. E che cos'è più tipico ancora di Roma? Lo scontro tra l'eloquenza, tra la retorica dell'architettura del tempo e la vita che vi si svolge intorno. Noi qui abbiamo un atteggiamento, come vedete, completamente diverso da quello che alla fine del secolo abbiamo potuto cogliere nel mondo nuovo di Tiepolo. Nel Tiepolo c'è il mare, è un mare muto, e mute sono ed espressive le figure di coloro che volgono le spalle al pubblico. Qui invece gli uomini sono presenti, le figure umane sono presenti, ma sono figure corrose, così come lo sono le costruzioni. Questa è una delle più drammatiche costruzioni di Piranesi, un portico nella villa di Domiziano sulla via di Frascati. Bene, vedete questa figura che non è altro che la rappresentazione che Piranesi fa della caducità della vita degli uomini a confronto invece del tempo che resiste nonostante tutto nelle rovine. Canaletto. Certamente Piranesi impara da Canaletto, difficile non imparare da questo straordinario disegnatore. E nelle vedute di Antonio Canal noi vediamo anticipate molti dei modi di Piranesi, ma con alcune significative differenze. E Canaletto dipinge queste incisioni, che sono per molti aspetti analoghe a quelle di Piranesi. Ma guardate le figure, vedete come invece le figure nelle opere di Canaletto abbiano un rapporto giusto con lo spazio, con la scala. Non vi è una differenza, non vi è un calcolo che interviene a deformare per rendere eloquente la rappresentazione come invece avviene in Piranesi. E gli atteggiamenti sono gli stessi, e d'altro canto anche il modo in cui viene tratteggiato il profilo delle rovine da parte di Canaletto è assai più, come dire, più rilassato di quanto Piranesi non faccia. E di nuovo il ruolo delle figure. Ma vi è qualche cosa che Canaletto coglie e che Piranesi saprà utilizzare in continuazione, rendendolo con toni assai più drammatici. Ed è la presenza della natura sulle rovine. La presenza della natura sulle rovine ha un'evidente funzione narrativa. È la rappresentazione del fatto che la natura, che nel suo continuo progredire, riformarsi e rinascere,
tende ad annullare, ad appropriarsi delle rovine stesse. Vi è questo conflitto tra il tempo delle cose degli uomini e il tempo della natura. E come questa sia una lotta, un campo di battaglia, è annunciato nelle rappresentazioni di Canaletto e diventerà il tema di Piranesi. Questa duplicità di atteggiamento, vedete, è davvero la spina dorsale della cultura piranesiana e della cultura del Settecento. Così come tra i protagonisti del dialogo di Piranesi che prima vi ho ricordato, il parere sull'architettura, nessuno può prevalere sull'altro. Alla stessa maniera, pur noi sapendo che contro il potere del tempo che la natura rappresenta inesorabile e invincibile, alla stessa maniera questo potere ha una funzione di svelare l'altro potere, quello basato sulla nostra conoscenza, sul nostro fare, che nelle rovine permane. Roma, su questa conoscenza, su questo sapere, innesca la presenza dell'antico. E l'antico sempre di più assume i caratteri che prima vi dicevo. Nelle antichità romane, nel frontespizio, nel primo frontespizio del terzo tomo delle antichità romane, noi vediamo apparire, ora sì, enunciato esplicitamente, il tema su cui fino adesso vi ho intrattenuto. Tutto si riduce a un osso, tutto si riduce a uno scheletro. Ciò che rimane alla fine è simile a ciò che rimane del corpo umano. Dopo che la vita lo ha abbandonato, dopo che il tempo ha fatto il suo mestiere, rimane questa cosa soltanto, uno scheletro, rimane ciò che è simbolo di tutte le figure del passato. Ma l'architettura, a differenza di quanto non accada per altre manifestazioni della presenza dell'uomo, l'architettura è fatta di sapere. E qui compare l'altro aspetto davvero unico di Piranesi nel Settecento, che è la sua capacità di essere archeologo. Ma archeologo in una maniera particolare, in una maniera che è difficile da capire, se non osservando queste straordinarie tavole che voi vedete, modo in cui furono alzati i grossi travertini e gli altri marmi nel fabbricare il gran sepolcro di Cecilia Metella. Cioè capire come il fare avviene, come dal passato noi possiamo trarre continue lezioni, queste sì lezioni, non più soltanto domande, circa il nostro fare. Sono gli anni in cui l'archeologia va assumendo lo statuto di una vera e propria scienza, di una vera e propria metodica di conoscenza. E Piranesi contribuisce con queste sue analisi e ricostruzioni dei modi in cui gli edifici antichi vengono ricostruiti. E ciò che Piranesi ci racconta in queste tavole è il suo studio da acutissimo e preparatissimo archeologo, che lo mette di fronte alla constatazione che nulla del passato può essere afferrato, che il passato soltanto ci interroga e che il passato soltanto ci porta delle domande. E questo è il senso di queste grandi rappresentazioni. Ciò che rimane è l'inizio della lotta che gli uomini hanno compiuto per dar senso alla loro presenza nel mondo. A Venezia, Piranesi aveva guardato con gli occhi penetranti un mondo che stava terminando, un mondo che era lì lì per finire, che aveva le fattezze del mondo nuovo. E così quella melanconia con la quale aveva guardato la fine della sua grande città la trasferisce a Roma e la coglie anche nella impossibilità di afferrare il senso, un senso unico della grandezza del grande passato di questa città, se non affermando in un passo che davvero apre un mondo nuovo che una volta
le pietre utilizzate per costruire una città gloriosa, che una volta avevano tentato di fissare i limiti delle tempeste, non erano più per lui che segnali che indicavano l'immensità di catastrofi che niente poteva trattenere e che si andavano addensando su quel secolo che stava terminando. Grazie.